perché si entra in contemplazione del mistero. I racconti, le immagini servono ad alimentare la contemplazione di un incontro provvidenziale al pozzo tra un messaggero e una donna. Gli incontri avvengono sempre ai pozzi, dove c'è acqua e c'è una donna che si vede o non si vede. È Dio che incontra l'uomo, la donna così anticipa la venuta dell'uomo ed è come intermediaria tra Dio e l'uomo per gustare l'acqua dalla vita. Abbiamo celebrato ieri nella doppia relazione del Genesi il racconto di Agar, Agar che si incontra con Dio quando è incinta ed è fuggita dalla casa di Sara, e poi Agar che ancora è estromessa dalla casa di Sara, vede il bambino che sta morendo, Dio intercetta il grido del bambino, Dio interviene e mostra una sorgente d'acqua da cui Agar attinge per dare al bambino un po' di acqua ed ecco la vita. Il bambino cresce secondo la promessa e diventa il popolo degli Ismaeliti, perché il Dio di Abramo è il Dio di tutti, è il Dio universale, egli che fece uscire, abbiamo citato il testo di Amos, egli che fece uscire Israele dall'Egitto, ha fatto uscire gli Aramei da Caftor e ha fatto uscire i Filistei da Kir, perché il Dio di Israele è il Dio di tutta l'umanità. Adesso c'è un altro incontro. Abramo deve dare moglie al proprio figlio. Lui è vecchio, non può andare in cerca di una moglie. Vedete i costumi degli antichi. Non è l'uomo che cerca la moglie, ma sono i genitori che propongono la moglie e i figli. Isacco ormai ha 40 anni, potrebbe andare lui a prendersi una moglie, però Abramo non lo vuole esporre, non vuole che cerchi una moglie tra i cananei, razza non della sua patria, perché lui proviene da Aram, tutti i suoi parenti sono di Aram, lui è in terra straniera e vuole una moglie dalla propria famiglia, del proprio clan, e allora manda in Aram il servo suo più fidato Eliezer, il quale fa giuramento di fedeltà, è un uomo che crede, si impegna con un gesto di fedeltà ad eseguire gli ordini del padrone e parte, però prega Dio, Signore, fa che incontri così con un tuo intervento meraviglioso e sicuro la donna che devo cercare per mio padrone Isacco, figlio di Abramo. Tu sei sempre fedele, o Signore, alla promessa, tu sei sempre benevolo con i tuoi servi, è un uomo che crede, questo Eliezer, e Dio esaudisce la preghiera di Eliezer. Eliezer dice, Signore, fa che la donna che tu hai destinato per il mio padrone Isacco mi venga incontro inaspettatamente e mi offra dell'acqua, sia questo il segno che la donna che io cerco. E in quell'istante ecco scende una donna bella, Rebecca, con l'anfora che va a tingere l'acqua al pozzo, attinge l'acqua e poi Eliezer così si avvicina alla donna,
la donna comprende che ha bisogno di bere, subito si dà da bere, mette l'anfora sul braccio e con l'altra braccio dà da bere proprio sulle sue braccia, con un gesto affettuoso, un gesto intraprendente che una donna non farebbe, ma qui molto intraprendente, dà da bere ad Eliezer. Eliezer apre gli occhi, veramente questa è la donna del mio padrone, perché Dio ha udito la mia preghiera. E allora prende un pendente e la mette qui alle radici, secondo l'uso degli antichi, adesso ritorna, di mezzo ciclo, circa 6 grammi, poi prende 2 bracciali d'oro nel peso di 10 sicli, dunque 100 grammi, 112, 120 grammi mettiamo, per cui 60 e 60 due braccette d'oro ai polsi. E Rebecca dice: vieni a casa mia, ma c'è posto a casa tua? C'è tanto posto per te, anzi una cosa, i 2 cammelli sono senza acqua, aspetta, scendo io, butto quest'acqua dalla bocca, attingo acqua col mio secchio dalla cisterna, dal pozzo, e tu bere i 2 cammelli, e da bere ai 10 cammelli. E certamente tutta questa operazione dura un'ora. L'affano, il capo di casa, dice: ma che succede a mia sorella? Che non viene. E dovete dire: si affaccia e vede quest'uomo, questa donna, vede sua sorella col pendente, col bracciale: ma che sta succedendo qua? È gelosa, che sta succedendo? Allora Rebecca narra tutto al fratello. L'affano: ah, subito vieni, perché subito si manifesta chi è. Io sono uno di Nacor, cioè della casa di Nacor, mi manda Abramo, un uomo che ha fatto fortuna, ricchissimo in cammelli, Isacco, che è uno che possiede moltissimo, apre gli occhi in terra, e va in cerca di una moglie che sia dalla sua famiglia, e noi siamo parenti, perché siamo cugini, meglio di così, d'accordo. Tutto si conclude. E allora leggiamo il racconto, molto gustoso, ma molto pieno di dottrina, di grande insegnamento per noi. È molto interessante la figura di Rebecca, una donna intraprendente, una donna bella. Quando nacque la chiamarono la vitellina, perché era bella, rossetta, bella. E intraprendente, e al centro di tutte le situazioni, e sbroglia tutte le situazioni, una donna che imbroglia e sbroglia e arriva al suo scopo sempre mossa da Dio, perché è una donna che crede in Dio, e anche usa di stratagemme che poi vedremo, quando nasconde gli idoli di casa sotto la sella si siede, e poi quando cercano gli idoli non li trovano, e l'abbano va su tutte le furie e dice: fratello mio, no, io non mi posso alzare, tu sai che ogni mese le donne hanno le regole, io non mi posso alzare, sono qui sulla sella. E va bene, e ce l'aveva sotto la sella, gli dovette una donna che si sa muovere e riesce soprattutto a carpire per il suo figlio, perché aveva pure delle predilezioni, amava di più il minore Giacobbe, non voleva tanto bene Isacco, Esaù, ma prediligeva Giacobbe, e quando si trattava di dare la benedizione al figlio, la benedizione ereditaria, e allora mette le mani avanti adagio, qui ci deve stare mio figlio, chiamo il figlio, tu un imbroglio dobbiamo fare. E così veste con le vesti, diciamo, di Esaù, il figlio Giacobbe, inganna Isacco, carpisce la benedizione, ma una volta che è stata data la benedizione, niente da fare, però ci sa fare. Una donna portentosa che riesce sempre, guidata da Dio, una donna ammirabile, di grande amore, di grande attenzione, una donna
che si rispetti. Non così Rachele. Rachele è una mingherlina, però è affettuosa ed è l'amata, perché riceve tanto amore, è la madre prediletta da Giacobbe, perché ha dato la vita a Giuseppe, ha dato la vita a Beniamino ed è morta di parto, dando la luce a Beniamino. Però è una donna amata, però viene un poco pizzicata dalla sorella Lia, che si va avanti, era non tanto bella quanto Rachele, la pecorella, e però Lia ci sa fare pure ai danni di Rachele, ma Rachele non è da meno, poi ci sarà una zuffa a causa delle mandragore. Le mandragore sono quei frutti del campo che danno alla fertilità alle donne. Il figlio va a cercare le mandragore e Lia si appropria delle mandragore, gelosie femminili. Comunque sono belle figure che ci danno il clima di famiglia, ma attraverso queste figure, questi modi di fare, e Dio si atte il suo piano di salvezza. Però in tutti questi casi troviamo sempre il pozzo, perché le donne stanno ai pozzi. Dio si incontra attraverso le donne con l'uomo nel pozzo. C'è un'attinenza tra l'acqua e la donna, tra il pozzo e la donna. Il grembo femminile è il pozzo dell'acqua della vita. Amen. E adesso leggiamo come il grembo del padre. E qui troviamo nella donna la maternità di Dio. Abramo era ormai vecchio, aveva negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: se la donna non mi vuol seguire in questo paese, dovrò forse ricondurre tuo figlio al paese da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: guardati dal ricondurre là mio figlio. Il Signore è Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: alla tua discendenza darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio. Allora il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò il giuramento riguardo a questa cosa. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò «abbassa l'anfora e lasciami bere», e che risponderà «bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere», sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era nata a Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo,
usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. E risalì dalla tua anfora. Ci vedo. E risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cannelli ne attingerò, finché finiranno di bere. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cannelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cannelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici, e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, e disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca farfori a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e anche posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta accorse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca a sua sorella: così mi ha parlato quell'uomo, venne da costui che ancora stava presso i cammelli vicino al pozzo. Gli disse: vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori, mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa, e quegli tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma gli disse: non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero: di pure. E disse: io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio, quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone: forse la donna non mi seguirà. Mi rispose: il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, cosicché tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato alla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se non volessero cedertela, sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: Signore, Dio del mio padrone Abramo, se stai per dar buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: bevi tu. Anche per i tuoi cammelli attingerò. Quella sarà la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare, quando ecco Rebecca uscire con l'anfora sulla spalla, scese alla fonte, attinse. Io allora le dissi: fammi bere. Subito essa calò l'anfora e disse: bevi.
anche i tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli, e io la interrogai. Di chi sei figlia? Rispose, sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia, poi mi inginocchiai e mi prostai al Signore, e benedissi il Signore Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere, se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolgo altrove. Allora Labano e Betuel risposero, dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco, Rebecca davanti a te, prendila, e va, e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono la mattina, egli disse, lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero, rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni. Dopo te ne andrai. Rispose loro, non trattenetemi mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare al mio padrone. Dissero allora, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero, puoi partire con quest'uomo? Essa rispose, andrò. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti la porta dei tuoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacaroi. Abitava infatti nel territorio di Negev. Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose, è il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Arace, arace. Esilarante di Rebecca al pozzo. Adesso noi sentiremo dalle due nostre sorelle le loro impressioni, perché interessa loro questa figura di Rebecca. Vediamo quali impressioni e quali spunti ci potrà fornire la nostra sorella qui accanto, e poi per l'altra nostra sorella che mi sta accanto, in modo che da loro possiamo prendere degli spunti di riflessione perché possiamo meglio rivivere questa mistagogia. E allora Abramo narra tutto il viaggio, tutte le coincidenze. Credite, dice, cosa risponde? Qui è Dio che opera, riconoscono il piano di Dio, noi non possiamo dire nulla, Dio ha parlato, Dio si è manifestato, ecco il riconoscimento del piano divino. Bella la figura di Eliezer, quest'uomo fedele, che fa il giuramento ad Abramo,
che Chiesa insegna Dio e Dio dà puntualmente i segni che gli chiede. Deve essere un uomo che tratta bene con Dio, perché Dio ascolta i segni. La richiesta viene esaudita, come se la richiesta sarà esaudita la richiesta di Gedeone, che chiede due segni e Dio dà i due segni. Anche qui chiede due segni e due segni vengono dati. La fanciulla che offrirà la brocca d'acqua a bere a lui, la fanciulla che offrirà da bere ai cammelli, il Signore compie i due segni. Però io mi fermo su due parole che vengono ripetute due volte da Eliezer. Dio è fedele e mantiene la parola. Dio è benevolo e fedele. Appunto, qui Eliezer celebra la benevolenza di Dio e la fedeltà di Dio. È interessante anche questa osservazione. Abramo esce dalla sua terra. Quando si tratta poi di dare una moglie al figlio della promessa, non prende una cananea. Come si dice da noi, moglie buoi dei paresi tuoi. Sceglie una donna della propria famiglia, del proprio clan, non di un clan che non crede a Dio. La sua famiglia, lui ha una famiglia dove Dio si è rivelato. Egli sa i valori della propria famiglia e conosce bene i cananei. Quando Esaù sceglierà due mogli ittiti, due mogli cananee, Rebecca e Isacco, sono in un grande dispiacere, perché Esaù, insomma, quasi trasgredendo la tradizione familiare, si imprenta quasi per reazione con donne cananee. Il padre e la madre sono nell'amarezza perché Esaù ha scelto donne straniere. Invece qui Abramo sceglie una donna dalla propria famiglia, dà al figlio Isacco una donna aramea, una donna della propria famiglia. È un insegnamento per noi. Chiediamo al Signore che le nostre scelte siano scelte conformità alla volontà di Dio, e le nostre scelte non siano tra i pagani ma tra i cristiani, quelli che hanno la medesima fede. Intanto ci rileggiamo ai pozzi. Tutto questo avviene ai pozzi. Il fidanzamento avviene al pozzo, il matrimonio avviene al pozzo. Isacco dimora presso un pozzo, in attesa di Rebecca. Dimora proprio vicino al pozzo in cui era stato Ismaele. Ismaele ha riavuto la vita al pozzo. Isacco dimora al pozzo di Israele, Ismaele, l'eroe. Dio si vede. Qui aspetta Rebecca. E là dove Ismaele ha trovato Dio, anche Isacco troverà Dio. Troverà l'acqua che ha bevuto Ismaele, quest'acqua verrà Isacco, e Rebecca incontrerà Isacco al pozzo, e qui in questo secondo pozzo avviene il connubio, lo sponsalizio tra Isacco e Rebecca. Fidanzamento e matrimonio avvengono ai pozzi, dove Dio
si rivela. Sono tutte delle coincidenze, delle peculiarità che debbono far riflettere le donne ai pozzi. La seconda parte, Rachele, anche qui ci troviamo di fronte a un pozzo. Leggiamo adesso questo racconto dell'incontro di Giacobbe con Rachele. Intanto si adagiano qui vicino al pozzo Lia e Rachele, le due sorelle che non sono intanto buon umore tra di loro. Una è grassoccia, l'altra è esile, ma la grassoccia ha più vitalità, l'esile ha poca vitalità. Avanti. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?» Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Nacor?» Risposero: «Lo conosciamo». Disse loro: «Sta bene?» Risposero: «Sì, ecco la figlia Rachele che viene con il gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare». Risposero: «Non possiamo, finché non siamo radunati, non siano radunati tutti i greci e si rotola la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere il gregge». Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò la pietra alla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora essa corse a riferirlo al padre. Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte le sue vicende. Allora Labano gli disse: «Davvero tu sei mio osso e mia carne». Così dimorò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, mi dovrai forse servire gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario». Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose Labano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me». Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi la mia sposa, perché il mio tempo è compiuto e voglio unirmi a lei». Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede la propria schiava Zilpa alla figlia Lia come schiava. Quando fu mattina, ecco era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: «Che ne hai fatto?»
Non è forse per Achele che sono stato al tuo servizio? Perché mi hai ingannato? Rispose Labano. Non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la più piccola prima della maggiore. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. Giacobbe fece così. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede alla figlia Rachele la propria schiava Bila come schiava. Egli si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora a servizio di lui per altri 7 anni. Cosa possiamo osservare in questo racconto? Ecco, Giacobbe si incontra con Rachele al pozzo. Qui le parti si invertono e Giacobbe che dà bene a Rachele, alla pecore di Rachele, e vuole in sposa Rachele. Pur conoscendo Rachele, pur stando con Rachele, si mantiene sulle sue. Resta fidanzato con Rachele 7 anni e non la tocca per 7 anni. Ditelo questa ai ragazzi e alle ragazze di oggi. Serve 7 anni nella casa, ma non tocca Rachele chi ama perdutamente. Ecco la purezza di Giacobbe, la fedeltà al comandamento di Dio. La donna non si tocca se prima non è tua moglie. È una donna bella, una fidanzata, l'ama teneramente, tutti e due si amano, ma non si congiungono in matrimonio prima dei 7 anni. Quale esempio oggi? Qui c'è il sotterfugio, c'è lo scambio, lui non se ne accorge e passata la settimana nuziale, perché stavano una settimana nella tenda, sotto la tenda, settimana nuziale. Passata la settimana nuziale con Lia, che si era introdotta al posto di Rachele, c'è il ricatto. Se vuoi Rachele, devi servirmi altri 7 anni. E così quel povero Giacobbe resta 14 anni a limosinare Rachele. Non si congiunge con Rachele prima di 14 anni. Quale esempio a vampa di amore per Rachele, ma per averla legittimamente serve Labano per altri 7 anni. Poi celebra la settimana nuziale, fuggirà dalla casa di Labano, fuggirà, porterà con sé Rachele, ma fuggirà ricco, perché anche lui usa il sotterfugio di avere le pecore. Usa un sotterfugio, diventa ricco. E quando è ricco, con la moglie Rachele e con la moglie Lia, fugge da Labano, come? E si fa una casa sua. Però amerà Rachele, amerà ancora Lia, amerà Rachele. Rachele che diventa la madre dei due figli. Il primo figlio è Giuseppe, ma il secondo figlio è Beniamino. Muore di parto Rachele.
però resta sempre la donna amata, è l'amore di Giacobbe. Giacobbe è Dio, figura di Dio, e Rachele è figura della Chiesa, che Dio ama. Qui c'è tutto un mistero da sondare. Comunque resta sempre l'amata da Dio. Vediamo cosa ci dicono qui le nostre care sorelle sulla figura di Rachele. Tutto avviene sempre nel pozzo. Di Rachele appunto c'è questa notazione, quella amata. È amata ma che non riesce a dare un figlio a Giacobbe. E soffre moltissimo perché Lia dà 4 figli e allora Rachele addirittura dà la sua schiava perché possa avere figli dalla sua schiava Giacobbe e avrà 2 figli. Lia con la sua schiava ne fa avere altri 2, lei ne ha ancora 2 e Rachele non riesce ad avere figli se non in età più avanzata, come Sara e anche Rebecca, si dice che poi dopo i 40 anni riuscì a dare questo figlio. Si fa notare che i figli dati da queste donne che sono nella storia della salvezza sono un dono di Dio, e quindi Isacco e poi Esaù e Giacobbe e quindi Giuseppe e Beniamino. Quindi alla fine riesce a dare questo dono del figlio che sarà il prediletto del padre Giuseppe, perché è il figlio dell'amata. E quando poi ha l'ultimo, il secondo bambino che è Beniamino, muore di parto e la sua viene sepolta nel territorio di Betlemme ed è venerata la madre per eccellenza, anche se lo è stata così tardi, perché è la madre che ha dato la vita per il figlio. E viene ricordata nel Vangelo di Matteo, quando c'è la strage degli innocenti nel territorio di Betlemme, viene citata una frase di Geremia: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. È un annunzio triste ma lieto, perché in Geremia questa frase, ecco, che poi viene riportata da Matteo, prelude, introduce alla salvezza che si annuncia. Lì c'è la strage degli innocenti, ma subito dopo ritorna dall'Egitto Gesù condotto da Giuseppe con Maria e il bambino, e dà inizio alla storia della salvezza. Quindi Rachele, che sembra così spaurita, piccolina in tutta questa storia, però poi viene richiamata in un momento forte. Ecco i figli della Abbiamo qui i figli della carne e i figli di Dio, cioè i figli dono. I figli della carne sono questi figli di Dio, i figli dono sono i figli di Rachele. Rachele che è l'amata ed è la madre di Giuseppe. Giuseppe è figura di Cristo, viene chiamato Salvatore del mondo. Egli dà il pane ai figli di Giacobbe e dà il pane a tutta l'umanità, perché non perisca, e acquista appunto questo titolo Salvator Mundi, Salvatore del mondo. E la madre è Rachele, la madre del Salvatore del mondo. Rachele è figura di Maria, come Rebecca è figura di Maria, perché è attraverso Giacobbe che avviene la benedizione data ai discendenti, e Rebecca che procura questa benedizione a Giacobbe. Giacobbe che è padre dei credenti, Rachele che è la sposa prediletta, quella data da Dio, che non è secondo la carne, non è secondo i desideri della carne. Guardate, gli antichi volevano l'unione con la donna non per soddisfare i propri capricci, i propri desideri, ma per avere i figli.
il figlio contava, non contava così l'unione con la donna per soddisfare i propri istinti, ma contava il figlio, che si univa alla donna per il figlio. Ecco Giacobbe che celebra la settimana nuziale con Lia, la settimana nuziale, e poi aspetta il momento per concepire, a te figlie. Anche Rachele celebra la settimana nuziale, la luna di miele, una settimana. Tutto questo è di grande insegnamento per noi una generazione perversa, dove si è perduto il senso del matrimonio, il senso della dignità dei figli di Dio. Dono del Signore sono i figli, dove ci si diverte e dove ci scempia dalla carne che non è più consacrata ma è dissacrata. Chiediamo al Signore, attraverso questi esempi che ci vengono dati, di ritornare al posto di Giacobbe, al posto della grazia, al pozzo dove si scorre l'acqua che lava i nostri peccati, che disseta all'acqua che è appunto la grazia di Dio. E viviamo noi accanto ai pozzi con le nostre donne, perché le nostre donne attingono i pozzi e ci diano a bere la grazia di Dio. Alleluia.